Dopo le segnalazioni e le lamentele raccolte ieri tra i commercianti di via Negusanti a Fano sulla chiusura del tratto stradale a causa dei lavori, con la conseguente perdita dei clienti e i posti auto per un lungo periodo, oggi l'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli chiarisce un po' il cronoprogramma delle operazioni lungo quella zona. L'attività del cantiere riguarda una nuova pista ciclabile e un nuovo marciapiede che renderà più sicuro il passaggio a ciclisti e pedoni da Sant'Orso al centro storico. Ieri c'è stato un chiarimento perché inizialmente c'è stata un'informazione non corretta tra il cantiere e anche i commercianti, per cui l'ordinanza era di chiusura tra il 10 e il 30 novembre, ma all'interno dell'ordinanza, queste sono cose molto specifiche, tecniche, c'erano delle chiusure in diverse fasi, quindi si chiuderà la prima fase da Viale Gramsci fino a Via dei Mille, in modo che si può entrare in Via Negusanti e uscire da Via dei Mille, successivamente da Via dei Mille fino all'ingresso della caserma. E poi la terza fase, quella un pochino magari più fastidiosa, durerà però pochi giorni, sarà la chiusura dell'uscita della caserma, quindi verso Via Negusanti, e quindi l'ingresso sarà a doppio senso di marcia, ingresso e uscita dal lato Via Nino Bixio, solo per alcuni giorni, perché appunto la terza fase è la chiusura dell'ultimo tratto di Via Negusanti tra l'uscita della caserma e Via Palazzi. Quindi nessun passo indietro del comune, questo era già stato deciso anche con la riunione fatta con le associazioni di categoria, perché l'obiettivo appunto era quello di cercare di finire i lavori, ovviamente tempo permettendo, meteo permettendo, per il periodo natalizio, entro il periodo natalizio, per non andare a ridosso appunto a dicembre. Quindi o si chiudeva in maniera più meno invasiva, però dilungavamo i tempi, oppure abbiamo deciso insieme questa chiusura un pochino più importante per accorciare appunto i lavori e non andare a ridosso del Natale. Intanto i lavori proseguono verso la periferia, ovvero fino alla zona dei passeggi. Infatti il cantiere si è spostato a fianco del Cante di Montevecchio. Adesso stanno lavorando in questi giorni, quindi vedremo svolgersi il cantiere in questo tempo. Poi il giorno dell'asfaltatura della strada, sicuramente quello sarà una giornata dove si dovrà chiudere tutto, ma come si fa normalmente per le asfaltature.